Le note del violino del maestro Marco Santini aprono la cerimonia che inaugura finalmente l'attività del primo centro residenziale per persone affette da disturbi dello spettro autistico della Regione Marche. Fra i primi in Italia, il centro Azzeruolo si conclude finalmente a Iesi, in via Roncaglia, una storia iniziata sin dai primi anni 2000. Oggi il centro, a disposizione delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, finalmente c'è. A salutarne l'apertura il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Sono molti anni che si aspettava questo momento, è la prima struttura residenziale dedicata al tema dell'autismo e quindi c'era molta aspettativa da parte delle famiglie, dei parenti, dell'amministrazione comunale che ha investito in questa struttura, della Regione che ovviamente ha partecipato alla realizzazione e soprattutto all'avvio dei servizi che sono il punto finale di un lungo percorso. All'Azzeruolo l'emozione e la commozione di tanti familiari che attendevano da anni l'apertura di questa struttura per i loro cari. Oggi è una giornata in cui si è raggiunto finalmente un traguardo che stavamo rincorrendo da anni, veramente da tanti anni. E questo è, diciamo che è la prima risposta per le famiglie a un problema veramente destabilizzante per noi, che è il problema del futuro dei nostri figli. Esprime tutta la sua soddisfazione il sindaco di Iesi, Massimo Bacci. Il progetto Azzeruolo è stato uno dei primi sui quali si è concentrata l'attività della sua amministrazione. Sono felice per le famiglie delle persone affette da autismo e grato a tutti coloro che hanno lavorato, a cominciare dai nostri più stretti collaboratori per arrivare a questo risultato. Sono veramente contento.